Io ringrazio tutta l'Aula. Sindaco, per correttezza nei tuoi confronti che mi hai voluta nella tua squadra, io praticamente farò anche una serie di numeri che mi sembrano doverosi che i consiglieri debbano sapere. Io mi sono insediata a fine maggio 2017, precisamente il 27, ho iniziato a lavorare il 29, che era lunedì. Ad oggi ho 7 mesi di esperienza di assessorato. Sin dal primo giorno ho riscontrato delle difficoltà nel dare risposte ai territori. Mi sono subito posta una domanda: se il problema era mio per mancanza di esperienza o se non si riusciva a capire chi facesse cosa. Quindi, diciamo, con l'aiuto, ed è il caso di dirlo, altrimenti io non potevo andare avanti, del mio caposegreteria, perché ho avuto per alcuni mesi solo il caposegreteria, e dei servizi, sia dirigenti che funzionari, che sono stati sempre molto attenti, presenti, ed hanno risposto costantemente, anche quando li ho tartassati 10 volte al giorno, venendo dinanzi a me 4-5 volte, quindi diciamo che io do un ringraziamento particolare a loro che mi hanno supportato e sopportato. Allora, adesso leggo, diciamo, quello che ho scritto ieri, guardandomi anche un po' di carte in base al lavoro che ho svolto in questi mesi. Sin dal primo giorno sono stata coinvolta nella risoluzione delle emergenze. Io, una volta entrata, ho chiesto se c'erano delle progettualità in atto che io potessi, diciamo, portare avanti. Diciamo, c'erano solo emergenze costanti e quotidiane sulle quali noi per un lungo periodo abbiamo lavorato, anche considerando che ci trovavamo in un periodo estivo e che i parchi sono maggiormente attenzionati e maggiormente fruibili. Nonostante, ripeto, la disponibilità dei dirigenti, abbiamo capito che c'era questa difficoltà di personale. Ad oggi il servizio centrale gestisce 13 parchi. Questi parchi hanno 86 giardinieri e 72 sorveglianti. Al Parco San Gennaro facciamo solo sorveglianza, mentre la manutenzione la fa la Napoli Servizi. Al Parco San Gaetano Enrico fa tutto Napoli Servizi. Poi ci sono altri 25 giardinieri e 17 potatori. Questo è giusto che tutti lo sappiano, perché domani mattina in un comune in predissesto, dove comunque allo stato assunzioni non se ne possono fare, noi avremo ogni giorno di più problemi, e questo ovviamente non deve essere considerato una colpa dell'amministrazione o di chi gestisce il lavoro. E lavora. In totale quindi abbiamo 130 giardinieri e 81 sorveglianti, il 10% con delle limitazioni alla mansione, età media 63 anni. Per le potature stiamo intervenendo con un cestello della Napoli Servizi, perché quello in uso al servizio centrale praticamente è in riparazione, e mentre stava per essere restituito ha subito, diciamo, dei nuovi danni. Prima di passare, cioè, ad ogni buon conto, l'assessorato ed il servizio ha sempre risposto nei limiti delle possibilità anche alle richieste che provengono dalle 10 municipalità, in quanto l'attività del mio mandato è stata sempre improntata alla massima collaborazione con tutte le istituzioni territoriali, indipendentemente dal colore, perché noi siamo prima di tutti istituzioni, quindi Stato, siamo prima di tutto amministrazione, quindi non c'è bisogno che vi dica il termine letterale, lo dice da sé, noi amministriamo e poi le altre cose si fanno in altra sede e praticamente a tempo debito.
Ripeto ancora una volta, il mio assessorato fino al mese di novembre è stato composto di due persone, questo sicuramente per un predissesto e per un blocco della spesa. Un solo staffista e mio personale. Detto questo, voglio praticamente dire cosa l'assessorato ha fatto in questi sei mesi. Appena mi sono insediata, praticamente c'erano dei problemi in Villa Comunale. Da credo più di 10 anni si parla della pavimentazione di Villa Comunale. Appena sono entrata hanno continuato a compulsare e a incentrare il tutto su questo argomento. Io come servizio non ho soldi e tantomeno 1 milione di euro e più per poter fare la pavimentazione. Sicuramente quello che ho potuto fare l'ho fatto, interventi di pulizia, messa in sicurezza e il ripristino dell'impianto idrico perché era completamente fuori uso. Ho lavorato sul parco dei Camaldoli che ho trovato chiuso, ma abbiamo fatto aprire l'ingresso di via Sant'Ignazio di Loyola, ripristinando ovviamente sia la rete idrica, perché subito immediatamente mi sono attivata e ho fatto dei sopralluoghi. E a gennaio 2018, anche forse grazie all'aiuto dell'assessore Pannini, che mi fornirà con la chiusura della Pinetina Monterosa di Scampia, mi darà 9 ulteriori sorveglianti e con questi forse riusciamo ad aprire l'ingresso sempre del Camaldoli via Orsolone e Guantai. Per quanto riguarda il Parco San Gennaro, che pure era chiuso, c'è stata la riapertura in quanto sono stati fatti dei lavori di messa in sicurezza con il ripristino sia di bagni e di servizio del personale comunale. Il Parco San Gaetano Enrico era stato chiuso ed è stato riaperto in 15 giorni in quanto anche lì, grazie alla Napoli Servizi, abbiamo praticamente fatto dei lavori di messa in sicurezza. È stata bonificata e restituita alla città un'area a via Vecchia Comunale di Miano, quindi credo che sia la 7ª municipalità, che non c'erano tra l'altro delle denunce fatte alla Procura della Repubblica e non si interveniva da circa 15 anni. Poi, prima di parlare del Parco Mascagna, dove molti sono attenzionati, diciamo ci sta il Parco del Gasometro, la piscina di via Nicolardi e il Parco della Marinella. Il gasometro, diciamo, i lavori sono stati ripresi il 19 luglio 2017 e sono in corso con previsioni di ultimazione a giugno. La piscina di Parco di via Nicolardi, dove con determinazione dirigenziale del 2017 è stata disposta l'aggiudicazione e sono in corso le verifiche al fine della sottoscrizione del contratto e successivo inizio dei lavori. La stessa cosa per il Parco della Marinella, dove le aree sono già state occupate dall'aggiudicatario per le attività preliminari di rimozione dei rifiuti ai fini del rilievo e predisposizione del progetto esecutivo. Per quanto riguarda il Parco Mascagna, di cui tanto i giornali in questi giorni hanno parlato e c'è stata tanta scorretta dialettica politica, in effetti i lavori stanno proseguendo. Dalle indagini eseguite sugli alberi radicati presso il Parco Mascagna dalla ditta affidataria di specifico appalto è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti di indagine ed ulteriori interventi di manutenzione su 16 esemplari arborei, indispensabili per ripristinare le condizioni di rischio ritenuti accettabili per l'area. Il servizio ha pertanto approvato gli elaborati di gara per l'affidamento di dette attività, prove di trazione ed altre cose che non sto qui praticamente a dirvi per non angustiarvi, impegnando le somme necessarie. Appena la determinazione di indizione diverrà efficace a seguito di pubblicazione, si provvederà ad espletare procedura negoziaria su MEPA. Molti mi chiedono i tempi e io rispondo come rispondo
ai miei clienti in studio. Sarei molto scorretta a dire i tempi. Sicuramente i tempi noi vogliamo che siano i più veloci possibile e faremo in modo che per la primavera marzo venga aperto. Ma supponiamo, e lo dico all'amministrazione tutta, perché fuori noi qua siamo tutti uguali, siamo visti tutti come politici. Se io dicessi marzo e a marzo non riusciamo ad aprirlo il parco, cosa succede? Quindi sicuramente c'è un'attenzione particolarissima sul problema, ci stiamo lavorando, non ci dimentichiamo di nulla, quando prima sarà praticamente riaperto. E come avevo già parlato con il nostro caro sindaco, l'importante è metterlo in sicurezza, perché sicuramente i cittadini dopo sapranno vedere e sapranno anche apprezzare il lavoro che è stato svolto. Per quanto riguarda, diciamo, la periferia, e qui è una nota dolente, mi dispiaccio nei confronti dei tanti giovani, sindaco, tu che ami tanto i giovani, in periferia ce ne stanno tanti e non ci stanno solo quelli che vengono in città, tu lo sai, conosci bene la periferia, ci stanno tanti ragazzi che aspettano praticamente che noi riapriamo qualche parco. Uno di questi nella zona est è Villa Letizia. Mi è stato chiesto, lì ci sono varie associazioni musicali, e Barra, pure io essendo di Barra, fino a non tantissimo tempo fa non lo sapevo, è considerata la cittadella della musica. Non c'è un posto dove queste associazioni e questi giovani si possono riunire per esercitare questa loro attività. Mi chiedevano se praticamente questa villa potesse essere riaperta affinché essere assegnata a queste associazioni qualche stanza e farne praticamente una villa per la cultura. Un'altra cosa che è stata fatta è il recupero del giardino storico del liceo statale Cuoco, dove c'è stato l'inaugurazione il 16 dicembre 2017. Un altro lavoro che questo assessorato sta svolgendo è sul Parco De Filippo di Ponticelli, che è l'unico all'interno del quale c'è un orto sociale urbano ed è una delle poche, se non l'unica realtà forse di tutta la città metropolitana. In questo momento si sta cercando di rinnovare una convenzione che è scaduta da un anno e mezzo, ovviamente facendola in maniera quanto più trasparente possibile. Nello stesso tempo, sempre su questo parco, è stato recuperato un vecchio progetto, credo del 2011, per lo sgambettamento dei cani, in maniera tale anche da far convivere le due realtà, orto sociale e questa realtà di sgambamento. Un altro lavoro che è stato svolto dall'assessorato è praticamente un bando, abbiamo risposto a un bando del Servizio Civile Nazionale per l'anno 2018 con la presentazione del progetto Green Point denominato i volontari del Servizio Civile per la tutela e la valorizzazione del verde urbano della città di Napoli, destinato a 24 giovani con sedi di utilizzo presso le sedi della Villa Comunale, Parco Viale del Poggio e Parco Troisia. Questo praticamente è il lavoro che è stato svolto in questi mesi. Per quanto riguarda poi l'agricoltura, ci stavamo interfacciando con il dirigente per cercare, essendo questo un servizio di recente costituzione, per cercare di lavorare sul bando Terre Colte 2017, promosso dalla Fondazione per il Sud. Lo stesso
Orto Sociale Urbano di Ponticelli mi chiedeva di dare in affidamento, Orto Sociale Urbano che è costituito da scuole, cittadini e che tiene in gestione l'ASL, quindi un'altra istituzione, mi chiedeva di poter avere diciamo, l'area retrostante, perché c'è ancora un grosso pezzo di terreno per poter lavorare su diciamo, sull'agricoltura e quindi poter partecipare a questi bandi. È un progetto che ci sta in essere e che spero di poter, su cui spero di poter lavorare. Per quanto riguarda le politiche energetiche, a firma congiunta con l'assessore Palmieri è passata in giunta una delibera per l'attivazione di impianti fotovoltaici presso 11 edifici scolastici. Poi è stata riattivata la consulta sulle politiche energetiche per raccogliere tutte le proposte provenienti da associazioni, enti